Io voglio andare mascherato al supermercato, fare un balletto di fronte al carrello con messo dentro un oggetto per riprendermi me stesso in danze al supermercato mascherato con me stesso con un carrello. Davanti o dentro al carrello, saltarne fuori. Io basto a me stesso, disse l'asino. Sono per l'appunto il mio stesso carico. Mi sono e mi sto portando e questo basto. Mi stanca. Dovrei, come Deleuze, fare un abecedere. Un alfabetiere da quale parola vorrei cominciare io? Ripetizione, ripetere, ecco sempre petizione, quindi richiesta, ogni forma di ritorno, ogni forma di ripetizione è una nuova domanda che uno pone nello svolgere qualcosa che pur nel continuare a svolgere sembra non capire. Per questo gli è necessario ripetere, richiedere a se stesso col fare varie occasioni per comprendere. Sembra impossibile comprendere in una volta sola, ma anche ogni giorno mangiare e continuamente ripetersi il corpo nell'urgenza del battito del cuore. Cosa non comprende? Cosa non tiene dentro il vivere? Ripetere. Come ripetere l'anno. È come se continuamente nel vivere fossimo, come dire, vecchio lessico scolastico, bocciati, cioè non avessimo superato la prova e l'anno. E allora occorre ripetere. Ogni volta che il cuore batte, c'è qualcosa che non va, per cui è necessario torni a porsi la domanda ripetendo fino a quando non capisce, e allora può cessare di battere. Si cessa appunto di battere quando si è capito, e batti e ribatti, alla fine si supera, ci si educa, ci si transduce, ci si exduce, porta fuori dalla stessa routine ripetizionale. Oh, è dozzinale anche stare a fare di se stessi pratiche ripetitive, così videovisive. Allora il lavoro dovrebbe essere me stesso che danzo afferrando un prodotto ripreso con la telecamera da dentro al carrello. Perché non lo faccio? Non ho voglia di espormi più in pubblico. Sono autoallucchettato dopo la pandemia. Mi pongo, ma già da prima, in un'auto ho scelto lockdown da 1, da 2, da 3, da 4, non so da quanto potrei prendere il mio letto e espanderlo. Forse da nessuno. Un letto a 0 piazze è quello a cui aspiro, e queste sono piazzate, messe in piazza di me stesso, filosofo, misosofo piuttosto, da me distanziato, ho ormai il sapere, piuttosto il sale e il sa, e me le disse mia madre le cose che dovevo conoscere, e me le ridisse e le ripeté fino a quando io nel ripeterle non le capii, e allora decisi per una loro dismissione. Ecco, se proprio dovessi fare come Deleuze la ripetizione, andrei a ripetizione di me stesso e di vita, perché ancora non mi sono capito.
Né ho capito il vivere e il mio cuore continuerà e si ripeterà e ripeterà la domanda del battito costante finché alla fine, lungimirante, avendo ormai capito, cesserà questo battito e il suo ripetersi. Ed io qui ripongo la domanda di me stesso che sta di fronte a un carrello, perché non lo faccio? Non lo faccio perché ho capito, non serve a un razzo, mica sono un foglione, piuttosto gran fico, fi e fa e fi e fiofanne, dicevano le nonne, torni a ripetere vecchie litanie, forse non le hai capite, forse non le hai capite, ma le hai gradite, sembra che il gradimento abbia come fondo la non comprensione. Meno si capisce, più si gradisce, e più si gradisce, più si ripete perché non si è capito. Un razzo, mica sono un foglione, piuttosto un grasso, forse un grassone, anche mangiare entra a pieno diritto nelle pratiche della ripetizione, della richiesta di cibo, ma non c'è esaustione a questo bisogno così ripetente, ripetizioni ad ogni pranzo, ad ogni cena e colazioni di pasti, ma prima o poi cesserà e capirò e farò di me forse finalmente fuoriuscita. Di vita compresa, oh, intanto mi video riprendo e anche qui testimonio di non aver capito verunché, ecco, e adesso ne ho abbastanza e quindi ho capito e dunque cesso e mi licenzio cessando, qui di video ripetermi.